Ora mi dice questa frase, birra, fabbrica birra del prete, ora. Dite, ma la birra del prete. Ecco, che prete che sia non lo so. Perché non mi ricordo, ma era birra e gasolio. Ma come era la canzone? Si ricorda come era? La birra che... del prete che fa cosa di genere. Queste parole qua mi ricordo male, io non mi ricordo, ma più o meno una canzone così, insomma, ecco, la birra di prete che fa, ti fa bere, ti fa incantare, una roba così, non so, insomma. Ecco. Chi era che la cantava? Il popolo qua. De Fiera? Popolo De Fiera. E quando la cantavi questa canzone? Nel 1927, sì, ma in che occasione la cantavi, così, se così, era qualche... tanto per dire, come una volta si cantava a Giovinese, ai tempi... Permesso che... Come si chiama io a proposito? Botter e di cognome e di nome? Antonio. Classe? 1910. E di data, cioè data precisa? Nascita? L'8 luglio. 8 luglio 1910, ecco, e fin quando io si ricordo che funzionava sta fabbrica del prete qua? Che mi ricordo, mia funzionava finalmente ai 30... 31-32. Quanti operai gli era dentro? Oh, che non so dire. Non so dire perché non mi sono mai interessato. So che qua li caricava e li portava in tiro con i cavalli. Sì, dove, dove era l'ingresso? Era? L'ingresso è là, ma perché il palazzo è quello. L'ingresso che adesso un portone là, adesso non mi ricordo. Il portone che si vede a noi era quello? Sì, quello. Era quello l'ingresso? Quello sì che usciva, la chi portava fuori la birra, insomma. Era birra e gasolio? Il gasolio, che famoso gasolio con la baita, è vero, che adesso non mi ricordo più cosa, che marca che era, insomma. Io dove abitavo? Abito qua nella zona? No, adesso sì. Ma una volta? Una volta abitavo a Nerbon, dopo Stilea. Ah, Nerbon. E che mister... Sono nato, insomma. E che mister facevi? L'elettrauto. Ah, l'elettrauto. Ma non sei qua da Fiera, però io nato. Io vissuto qua, ma insomma non sono nato qua. Da che anno sei venuto qua? Del 1960. Ah, c'è poco però? Sì, non c'è tanti anni. Ah, ho capito. Bon, e non sai insomma qua... Ma sono sempre stato qua, capisco, perché mi ero lavorato in Tartarica. Dove era stata Tartarica? Dove che adesso che c'è scritto che c'è il posto dei vini e liquori. De Rossi. De Rossi, Sì. Qui era la tartarica, e cosa faceva il cremore e l'acido tartarico, insomma. E con cosa funzionava questa fabbrica? Con cosa che funzionava? Aveva d'acqua, aveva energia, aveva una roba? No, tutto coro, no, la roba no, non aveva niente. Perché questa sì che funzionava? Sì, questa aveva la cosa come si dice, l'acqua, insomma, che ancora qua. Cosa faceva andare avanti sta... Ah, non so, là i forni si imbottigliavano, che robe, insomma, macchinari che era. E si è sempre stata così, questo... Mai cambiato. Mai cambiato? Da quando che mi ricordo me è sempre stata compagna. Anche una volta, insomma, prima... Sempre stata guai, mai sa. A località qua come si chiama? Il Cristo? C'è il canale del Cristo, questo? No, questa è via Alzaia. Sì, questa è via Alzaia, ma qui va, c'è il canale del Cristo? Sì, c'era, qui adesso non mi ricordo, perché qui io non so di via. Io mi muovo da là, qua che era questa casa, via del Silla che era vetreria. Qua è? Scusi, cosa si chiama lì? Adesso quando voglio lavorare, vero? Qua era un po', si fermava i barconi che portava da Venezia a roba, su, scaricava, poi caricava qua e portava a Venezia. Era un movimento perché si vede, vedi ancora i paracali del ferro. E bite, No, del ferro che chiama le barche. Sì, ho visto. E poi là i tutti i 3-4 paracari che adesso curva. I segni delle corde che ha tagliato il paracaro. Qua i segni, mi mostri. Sono curva in fondo. Dove fa la curva sì, che va per là? Vedete 3-4 paracari. Ma non de ferro? No, no, del marmo, ma rossi così. E viene la curva dove? La curva là. Gli era tempi così, insomma, che il linguaggio gli era quello. E la rosta? La rosta gli chiamava. Cosa era, di legno o di ferro? Di legno. E fin quando c'è stata sta rosta? Mia, tanto gli era tirata via. Sarà 30 anni qua. No, prima della guerra gli era tirata via. Il tempo della guerra che c'era stata. Non mi ricordo se prima o il tempo della guerra. Ma chi era il parò in questa ditta qua?
Ma la, adesso c'è un ebreo quello che comanda qui. Cioè chi sei adesso? Sì, no, non so più. Io qua da Treviso? Sì, sì, sempre sta qua. Da quando che mi ricordo mio, sempre sta qua. Ma perché sei tutto fermo, tutto sera? Cosa? Niente, c'è la abitazione. Dentro là, c'è gente che abita? Sì. Sì? Sì. E beh, l'entrata, magari la porta. Ah, Tatarica? Sì. Fino a che anno vai a lavorare? Come ditta? No, come ditta, come a lavorare fino al 30, perché io, al 36, 35, 36, a lavorare. E io fino a che anno vai a lavorare io? Amico, lavorare fino al 22. Là? Come? In Tatarica. Che sei del 12, del 10? 22 o 24, quello che penso. E sono andato a lavorare a 12 anni? Sì, ma 11 anni e mezzo sono andato a Sorgi e Garbi. A Sorgi a far cosa? A fare il fabbro, no? Questa Sorgi e Garbi che comincia a fare i primi morti. Dopo di mangia pan che veniva dall'America qua a guerra. Sorgi e? E Garbi. Garbi. La società, Sorgi e Garbi. E io a 11 anni che sono iniziato ad andare? 11 anni e mezzo, andavo a spaccare il carbone, in primo tempo. Partire in pisciare forse insomma la cosa che facevi i lavori del fabbro e se... veniva la Vidal di sopra la fiera ed era una gran officina fabbrile del fabbro insomma e era suo zio di questi tre soci due cugini Giorgi e sto Garbi e gli passai e si era fatto l'officina qua ora qua insomma sua calda? Sì, sua calda. E io spaccavo il carbone come spaccavo il carbone? Con Marcella. Perché bisognava spaccare il carbone? Perché gli era tocchi lo si cucina, dopo il mezzo di sua forza. Però il compito degli altri tosatei era quello? Sì, me e i garzoni insomma, in modo tre. Tosatei? Un poco bravo, sì. Ero alle 3-15 anni massimo. E dopo lavora quanto da Sorgi? Da Sorgi lavora un anno e mezzo. E dopo sono andato a lavorare in Tatarica perché mega ricerca. A far cosa? A lavorare al piombo perché il conduttore che portava questo acido solforico e dopo gli faceva il tartaro e il cremo che è un altro tipo di sale come si chiama il cremo. Ciao Federico! Ciao! E così insomma capisci? E mio lavorava in mega ricerca e era un capo che conosceva questo Sorgi. Caro, spero onorevole, al mondo. Come state? Benvenuto. Oh, stamattina, perché è una bella giornata. È morto Arturo, lo ha richiesto sto capo, diciamo? Sì, perché ha bisogno di un puttane. Siccome che allora non vi era e bombo di livello di ossigeno e bombo di coso, di acetilene, e allora si aveva un serbatoio con una pompa. E ti pompavi per dargli i primi ideali al suo osservatorio perché grazie a pressione e a fiamma per saldare capisci? Io il suo compito era pompare ora? Sì, beh, avevo fatto sì, dopo tre mesi, dopo era sotto un altro dicevo, ma intanto... era duro pompare? Era fatica? Era fatica, sì, ma qui era vita poco E dopo cosa avevo fatto? Dopo avevo imparato a saldare e avevo cominciato a saldare e un altro pompava? E un puttano nuovo che arrivava si sentava là e pompava continuamente, guardate la pressione, che a fiamma venisse ancora di prepotenza per fondo sto piombo, insomma. Perché il tini che teneva questo acido, che si chiamava l'acido tartaro, i due si affondavano tutti in piombo. E c'era tutto il conduttore, i tubi, c'era tutti del piombo. I rubinetti c'era del piombo. Perché si metteva un'altra materia e l'acido solforico la corrodeva e spariva, non gli faceva più niente. La tartarica, vero? La tartarica. E il caldaie che faceva, che miscelava questa miscela, era blocco di rame, dell'astra di rame, ma e teneva 25 di solito, 30. Ho capito. Hai capito. E questo è dato, dopo che era cose, diceva, ma chi faceva il cremore, centrifughe, insomma era un lavoro che sento operai
Sì, ma cosa serviva sto cremore tartaro? Fa tante robe, per medicine, per lì fuori, fa tante robe serviva. E io mettevo in sacchetti, da 5 kg, da 10 kg, e partiva, veniva il camion o i cavalli a portarlo via. E partendo da cosa sei che lo otteneva sto cremore tartaro? Calce vergine, acido solforico, il tartaro che c'è già sta e croste di leva dei recipienti del vino. Ho capito. I grandi recipienti del vino perché a gruppo che saria. Bravo, questo è il discorso che si ovvio era qua a calce. Calce, gruppo a gruppo del decoro, del vino. E acido solforico. Smisciava cosa? Dopo io buttava sotto i tini, quei tini che aveva dei spatole, tre spatole, sempre rivestiti in piombo, che andava. E crea un collegamento con un ingranaggio, davvero come gli faceva una volta, un braccio. Mosso dall'acqua, mosso da. Questo ingranaggio, ieri è mosso dal movimento della roda? Sì. Sì o no? Sì, ieri. Dopo no, da una roda che sfruttava l'acqua? No, niente. Sicuro? No, sicurissimo. Perché ieri proprio qua, era che avessimo un corso d'acqua? Perché ieri era la prima di qui, ma qui aveva bisogno di tanta corrente, che aveva corrente elettrica, che aveva addirittura una cabina per conto suo. Ah no, con i trasformatori. Se fermi qua, No. Quando mi vado a casa, andiamo un po' più avanti. Sì, guarda. Sì, andiamo No, ieri ero però. Sì, sì. Ma andavo a casa a dormire a Nervon. A casa, ma andavo a dormire. A Nervon? A piedi. Oggi è, neanche a parlare. E se ricordo quale industria principale che era qua a Fiera? Sì, era Bocconcelli, Tomazini, Bocconcelli. Cosa avevo detto? Bocconcelli? Bocconcelli, sì. Cosa facevi? Pasta. 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 Era pastificio, che chiamava. Pastificio Bocconcelli e Tomazini. Quando che Le siamo ancora? No, perché è fabbricato. Ma è fabbricato che siamo ancora? No, è adesso va ancora dritto sotto la strada qua. De là della strada, vedi che c'è degli alberi là. È un gran fabbricato. Quello era il pastificio di Tomazini, del fianco che era ancora l'abitazione dei proprietari, finito il fabbricato, che era una casa bianca. Ma io vicino le dico, eh? Dove no, le dico che c'è qua, Dea. No, adesso quello fuori, a sinistra no, adesso. Ah, a sinistra, era Dea, ora? Sì, sempre Dea della strada, ma a sinistra. Ho capito. Vicino al supermercato? Full, che sei? Sì. Ma il pool, il papà, là che era proprio il stabilimento. Ah là. Io ora ricostruivo ci mangio. Sì. Però Bocconcelli e Tomazini dopo, cosa che era? Grosse fabbriche qua. La tartarica che mi ha detto? Sì, la tartarica. La fabbrica del prete? Il pool di ADC là, che era la vetreria. E a pila di riso, non era anche una pila di riso? A pila di riso, sanno che c'è. Hai secondo fuori di qua, c'è ancora in tegue. La vedi, c'è dei tre piani, la vedi con oro. E va fuori il basso che altra sarà no, su questa, su piede A. E guarda a sinistra e viene un fabbricato alto, e vedi che c'è una volta anche dai balconi che cava che non c'è grandi speciali. E che i balconi che esisteva 100 anni fa, capisci? E lo vedi. Ma non era Drio il Sil una pila di riso? No, ma è stata. Lì si è pila di riso. Sì. Cioè, un po' che non mi ricordo. Che ne tava il riso? Pila di riso? Sì, metà di riso. Ma come si chiamava? Pila di riso rosata? No? Sì. No, rosata era quella. Ma andava sino all'ospedale, no, era che all'Asar c'era ceramica, eccetera. No, non mi ricordo. Rosata, che ho mai sentito nominare? Sì, ma a pila di rosata non era quella. Qua ieri? Ieri era quella che era Drio e Sila. Santa Domingo. Ah, ho detto che? Qui non so che cosa mi chiamassi, noi di nuovo, quando che mi sono andato a Sofì, che gli arrivava chiusa questa pila di riso e gli avevo un tocco di terra a Sordi che ho fabbricato questa officina e qua e mi sono andato a lavorare là. E già vicino a Sordi ora sta pila che non ho capito? Sì, no, che vedi che è detto bene Sordi. Ah, ho capito. Dai. E dopo altre fabbriche importanti qua ieri ancora qua? Che ci abbiamo? Buongiorno. Sì, ciao. Va bene, va bene. Boh, ringrazio comunque. Saluti. Sì, ma qua in particolare, su sto punto, cosa facevi io ora? Io fermavo a scaricare sulla vetreria, no? Qua era la vetreria. E scaricare il materiale, no? Chi veniva dalle barche del mestre. Sì, ma io ho detto che faceva
li tirava e tirava, sì, perché prima li tirava su, no? E dopo partiva le vanti, perché dopo gli metteva la corda là, no? E inciappava la barca da drio, sul da drio, invece che sul davanti. Io i bo, no, quei corde, la corda gli acciappava sul da drio. E allora la barca andava avanti tirando sta corda, e tirava da drio e andava a scaricarla, no? Capito, per quello che dei segni io. Per quello sì, perché si buttava qua. Si buttava. Scaricarsi. Il scaricatore era da parte A. Sì, andava. Non andava dentro quel canale. No, 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 mai andai. No, noi andava da A e dopo e ora attaccava una corda da parte di A e tirava contro la barca, insomma. E qua gli attirava quel da drio avanti. Ho capito. Comunque questa è la vetreria ultimamente. Sì, la vetreria. De? Che nome aveva? Aspetta che non cana, mi viene, si mette perché lavorare con camicia. Donna bambina. Ha lavorato fin poco? Era l'ora della guerra, 40 anni fa. Ho capito. Mi viene adesso. Non importa. La vetreria Laser. Laser, che lui stia in passeggi, era in affitto su una villa. Ho capito. Vabbè.